Per educare i giovani ad uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente, Comune e ASL Napoli 1 promuovono una serie di progetti destinati ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della città. Interventi mirati che da anni cercano di diffondere abitudini alimentari corrette e comportamenti ecosostenibili. Sono il progetto Quadrifoglio, programma di educazione alla salute che fa leva su una buona alimentazione abbinata all'attività fisica. Ecolandia, iniziativa per promuovere quelle competenze di vita necessarie per il benessere psicofisico. Ed una rete per l'aria, progetto per sensibilizzare gli studenti degli istituti superiori sui problemi dell'inquinamento acustico e atmosferico connessi in particolare all'uso dei motorini. Questo progetto che vede insieme le ASL, oltre 80 scuole, 10-12 mila studenti all'anno che partecipano a questo progetto di educazione alimentare, educazione alla salute, sono contributi seri, concreti per migliorare le condizioni di vita e di salute dei bambini, dei cittadini e delle famiglie, ma anche a migliorare la condizione ambientale. Insieme ai progetti di educazione ambientale e sanitaria, nella sala giunta del Comune è stato presentato anche lo snaccometro, innovativo strumento oggetto di una ricerca condotta dall'ASL che ha analizzato oltre 350 merendine per verificarne densità calorica e contenuto di grassi. In Italia si vendono 6 miliardi di merendine, solo quindi di snack dolci, più tutti gli snack salati. C'è una parte della popolazione che non è disponibile a rinunciare agli snack, però forse è disponibile a comprare quelli che sono, diciamo, sì, dieteticamente più corretti. Pensiamo per esempio alla mamma che deve mandare il bambino a scuola e che lavora e quindi velocemente è comodo mettere uno snack nella cartella. Arrivato a questo punto, invece di mettere il primo snack che capita, in questa maniera può scegliere uno snack che è quello nutrizionalmente più adeguato.